Dagli Stati Uniti arriva una notizia che potrebbe aprire le porte alla speranza nella lotta contro l'Alzheimer. È stato infatti approvato un farmaco che agirebbe sul decorso della malattia, ma non soltanto sui sintomi quanto sulle cause. Ne parliamo con il professor Paolo Maria Rossini, neurologo presso l'ospedale San Raffaele di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci spiega professore, diciamo in maniera più semplice possibile, come agisce questo farmaco e se lo possiamo considerare una svolta contro la malattia. Tra l'altro c'è qualche discussione su questa approvazione, almeno i giornali di oggi le riportano. Sì, io sono vecchio abbastanza per ricordare che in molti altri settori della medicina ci sono stati farmaci iniziali che hanno aperto la porta e poi sono stati rapidamente sostituiti da farmaci più efficaci con minori effetti collaterali. Però l'importante è aprire la porta. Noi dobbiamo ricordare che fino a ieri di fatto non esiste nessun farmaco in grado di interferire con la progressione di questa terribile malattia. In altri momenti non Covid, questa forse sarebbe stata la notizia d'apertura, perché in Italia soltanto abbiamo più di 1 milione di persone colpite e le famiglie sono colpite altrettanto quanto loro. Questo è un farmaco che va ad agire su uno dei tasselli di un mosaico molto complesso, cioè la beta amiloide, che è uno dei killer sospettati di essere all'origine almeno di alcune forme di questa malattia. Sappiamo bene che non è il farmaco risolutivo, che non è il farmaco definitivo, che ha tanti limiti, ma è il primo che è in grado di ridurre il deposito di questa sostanza, in alcuni casi anche di eliminarne una quota, e quindi di interferire con i danni che questa sostanza provoca nel cervello dei nostri malati. Sostanza descritta per la prima volta proprio da Alzheimer, che ha dato il nome alla malattia. Sì. Questa sostanza viene inoculata e ad una dose sufficientemente robusta ha dimostrato di poter ridurre la quantità di beta-amiloide e quindi di rallentare in qualche modo la progressione della malattia, almeno in una quota importante di pazienti all'inizio del loro percorso di malattia. Ecco, questo le volevo chiedere, professore. Per quel che ne sappiamo, è un farmaco che si può somministrare in tutti gli stadi della malattia oppure, no, mi sembra di capire, solo al principio, e va bene per tutti i tipi di pazienti? Allora, è un farmaco che prima di tutto ha bisogno di avere la beta amiloide presente, cioè è come un missile che deve colpire un certo bersaglio. Se il bersaglio non c'è, è inutile sparare il missile perché si corrono solo rischi senza nessun vantaggio. Non in tutti i malati la beta amiloide è presente e quindi nei pazienti in cui non è presente questo farmaco non è indicato. Tutti gli studi fatti fino adesso dimostrano una qualche efficacia solo quando è iniziato molto molto precocemente, nelle forme molto iniziali di malattia. Non sappiamo bene la ragione, probabilmente perché in quelle fasi c'è ancora una robusta riserva che permette al cervello di reagire bene al farmaco, mentre nelle fasi più avanzate questa riserva oramai è perduta e quindi il farmaco non può dare nessun effetto benefico. Però di fatto quindi è una quota che si stima essere mediamente intorno al 10% circa dei pazienti che sono colpiti dalla demenza di Alzheimer che se ne possono beneficiare. Sembrerà poco, ma vi assicuro che nel deserto anche poche gocce d'acqua sono tantissime. Senza dubbio. Siamo in grado, professore, l'ultima battuta, di capire se sarà un farmaco, è un farmaco che costa molto, è accessibile, facilmente accessibile? Questo, diciamo, per noi ricercatori è un tema che è di interesse secondario, perché spetta giustamente alle authorities internazionali e nazionali negoziare con le singole multinazionali del farmaco la cosa. Temo che costerà abbastanza, non solo per i costi diretti del farmaco, ma anche per tutto quello che gli gira attorno, cioè fare la diagnosi precoce e riscontrare la presenza, certo, o meno della beta amiloide, e poi fare il monitoraggio del decorso della somministrazione, perché questo è un farmaco che può dare degli effetti collaterali, quale edema del cervello, microemorragie, quindi necessita l'esecuzione di risonanze di magnetiche di monitoraggio, i costi saranno non banali. Grazie. Grazie professore, grazie. Grazie a voi.